taglio del nastro inaugurale per il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, organizzato da Difesa Servizi ed SSI Events. Presenti tra gli altri il comandante del Comando Marittimo Sud, ammiraglio Flavio Biaggi, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il consigliere di amministrazione di Difesa Servizi Anna Carmela Minuto. Non è mancata l'esibizione della fanfara della Marina Militare, mentre l'inizio vero e proprio delle regate è stato spostato per la scarsa presenza di vento. 10 team in gara e 50 gli atleti presenti per le categorie WASP, Wing Foil e Offshore. Le regate si protrarranno fino a martedì 18 nel villaggio della Rotonda del Lungomare, gli stand istituzionali della Marina Militare, ma anche di comuni, enti, proloco ed espositori privati, e poi stand per il food, cultura del mare e di sera musica, danza e spettacoli. Grazie alla collaborazione con il comune e con la sezione della Lega Navale di Taranto abbiamo portato a Taranto questo evento innovativo di sport, di vela e anche di spettacolo. La Marina Militare della Vela ovviamente è un connubio particolare, il connubio tra chi ama il mare e chi ha scelto il mare anche come proprio lavoro. Questo è un evento voluto fortemente dalla Difesa Servizi per promuovere quindi il brand della Marina Militare, e c'è stata questa collaborazione quindi con l'Agenzia Nazionale del Turismo, e quindi ecco perché ci ritroviamo a Taranto, in questa bellissima città. Taranto è la nostra quinta tappa, siamo partiti da Genova, siamo in giro ormai da parecchio tempo, siamo arrivati a Taranto, che è una grande città di vela, un grande passato per noi velisti e anche un grande presente.